Ciao a tutti amici di WeDrive. In questo video vi mostrerò l'infotainment di questa nuova Kia Stinger. Allora, abbiamo uno schermo stile tablet da circa 7 pollici. La schermata iniziale, quindi quando è spento, ci dice l'orario oppure ci può dire la data, quindi si può impostare il salvaschermo. Andiamo ad accenderlo. Allora, appena si accende, troviamo la schermata principale con navigazione, informazioni sulla radio, tutti i menu, informazioni e menu personale. Allora, andiamo subito a vedere il menu personale. Menu personale, praticamente, come vedete, io ho i contatti, si può impostare perché posso aggiungere delle icone, quindi tasti di scelta rapida, vediamo multimediali e scegliamo AUX, aggiungi. Quindi se io entro in macchina, voglio mettere l'AUX, anziché andare in impostazioni, cercare AUX, basta andare sul menu personale, AUX. Ora non è collegato, però AUX è, insomma, andiamo nella schermata dell'AUX. Poi abbiamo tutti i menu. Allora, in tutti i menu abbiamo due schermate, vedete? Telefono, Android Auto, Apple CarPlay, radio, multimediali, posizione corrente. Nell'altro navigazione, clima, impostazioni e menu personale, l'abbiamo visto prima. Telefonata, ecco, ora è collegato al mio telefono. C'è la lista delle chiamate, c'è i contatti che ora non ho scaricato, però insomma è molto semplice da utilizzare. Qua è per comporre il numero, quindi davvero molto semplice. Poi troviamo le informazioni, quindi informazioni che possono essere, che possiamo avere tramite internet. Ora io ho collegato il mio hotspot personale con la macchina, infatti se clicco su meteo possiamo, per esempio posizione corrente, vedere il meteo della posizione corrente sempre tramite internet. Oppure per esempio andiamo a vedere un po' il traffico, sull'infotraffico, quindi il point of interest, vediamo vicino a posizione corrente troviamo benzinaio, vediamo un po' che succede. E ha trovato questi benzinai, ovviamente noi possiamo andare a cliccare e ci porta, possiamo impostarlo come destinazione, quindi davvero molto 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 semplice e soprattutto molto utile. Questa auto comunque ha radio normale, FM e radio DAB, quindi la digital radio. Da Milis, Oristano, buongiorno! Qualità audio perfetta, oltre perché abbiamo un impianto di Harman Kardon, quindi però comunque la DAB dà una qualità molto molto più alta rispetto a una radio normale. Andiamo adesso su multimedia. Oh, multimediale, adesso ho connesso il mio iPhone tramite Bluetooth e posso scegliere tramite Apple Music oppure Spotify, quindi posso ascoltare la musica via Bluetooth. Però diciamo che posso scegliere anche di non utilizzare il Bluetooth, ma di utilizzare per esempio Apple CarPlay. Ora collego il telefono, quindi tramite la presa USB. Perfetto, lettura delle positive in corso, Apple CarPlay, quindi ora si è illuminata l'icona di Apple CarPlay. Apple CarPlay che tra l'altro è presente anche nel menu iniziale, qui come potete vedere, prima era menu personale, ora Apple CarPlay, quindi clicchiamo su Apple CarPlay. Sbloccare il telefono, perfetto. Ora, come vedete, adesso qui ho, vediamo, Enzo di WeDrive Live, quindi vediamo WhatsApp, Spotify e insomma tutte le varie app Kia, quindi vediamo, torniamo al menu di Kia, torniamo su Apple CarPlay, audiolibri, le mappe di Apple, messaggi, musica, quindi poi vediamo Spotify per esempio, quindi ho la schermata Spotify, io ho per esempio, mettiamo queste canzoni, davvero ottimo, davvero molto comodo. Io adoro Apple CarPlay perché è comodissimo, poi io comunque ho tutte le, diciamo, il telefono, tutte le cose del mio telefono a portata di mano, quindi è davvero davvero molto comodo. Torniamo al menu. Abbiamo navigazione molto semplice, indirizzo, basta inserire un indirizzo, mettiamo una via a caso, vediamo se c'è Enrico De Nicola, Cassano delle Murge, facciamo ok e mi porta qui, imposta come destinazione. In realtà si può anche impostare, stacco Apple CarPlay perché i ragazzi di WeDrive stanno scrivendo molto oggi,
tornando appunto alle indicazioni, io posso aggiungere una tappa, quindi ora impostato come questa destinazione, posso aggiungere una tappa e soprattutto posso aggiungere questo indirizzo alla rubrica. Quindi per esempio, se mi chiama una persona e mi dice guarda devi recarti in questo posto, basta aggiungere la rubrica per magari segnarlo questo numero. Quindi diciamo, per chi è sempre in macchina, per un rappresentante per esempio, è un sistema molto utile. Torniamo alla schermata della navigazione. Posso inserire le coordinate, quindi magari se è qualche posto in cui non c'è sul navigatore, basta inserire le coordinate, assistenza Kia. Qua mi porta direttamente all'assistenza Kia, in questo caso ci troviamo a 200 metri appunto, mi porta direttamente all'assistenza Kia. Oppure per esempio possiamo indicare delle destinazioni precedenti, dei numeri, degli indirizzi che ho in rubrica, oppure di itinerari programmati che si salvano e si portano all'interno dell'infotainment, i point of interest personalizzati, quindi che si vanno ad aggiungere, oppure abbiamo un percorso, quindi possiamo scegliere le impostazioni di questo percorso, oppure possiamo andare a inserire dei preferiti. Quindi molto semplicemente si va nella schermata del navigatore, si va su preferiti e si sceglie casa, ufficio, preferito 1, preferito 2 e via. Un'altra applicazione è il clima. In realtà l'applicazione clima non serve a cambiare, diciamo, le impostazioni del clima dallo schermo, ma serve semplicemente a vedere, diciamo, quanti gradi ci sono, perché qui non ci sono schermi qui sotto, quindi serve a vedere quanti gradi sono, serve a vedere la quantità di ventola. E poi ci sono un paio di impostazioni che permette di attivare o disattivare il sistema di antiappannamento automatico, oppure la ventilazione intelligente, che praticamente diciamo, se l'umidità aumenta nella vettura con il climatizzatore spento, l'aria viene espulsa per, insomma, un ambiente un po' più confortevole. Quindi davvero un sistema molto comodo. Ora spengo la macchina, che ci saluta con un jingle che tra l'altro può essere anche questo personalizzabile. Ora, se vi è piaciuto il nostro video, mi raccomando, lasciate un like, commentate, fateci sapere cosa ne pensate dell'infotainment di questa macchina, se vi piace, lo preferite ad altri infotainment di altre case, fatecelo sapere, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale.